I comuni lombardi firmano la Carta di Milano, un impegno concreto per portare la sostenibilità in tutte le città di Lombardia, piccole e grandi. Molti i sindaci che sono intervenuti negli spazi dell'Expo Center per dire che anche la Lombardia si può impegnare alla difesa dell'ambiente e nella promozione di stili di vita alternativi, come sintetizza il presidente di ANCI Lombardia, Roberto Scanagatti. Il significato della firma collettiva oggi della Carta di Milano è esattamente questo, un impegno per il futuro, un impegno che peraltro noi in qualche modo come comuni stiamo già perseguendo. Pensiamo per esempio all'educazione alimentare all'interno delle scuole, alle tante iniziative contro lo spreco alimentare che si tengono in tanti comuni. Ecco, si tratta un po' di mettere a sistema tutto questo e si tratta anche di avere una prospettiva, una visione un po' più ampia, un po' più lunga, che passa anche attraverso per esempio il ragionamento su come dobbiamo usare il nostro territorio, anche in ragione del fatto che questa regione Lombardia è la regione agricola più importante d'Italia. L'azione dei comuni lombardi ha ottenuto il plauso del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Il fatto che i comuni scelgano di sottoscrivere la carta è il segno evidente di come questa esperienza straordinaria di Expo può costruire davvero un'eredità fondamentale per il Paese. La Carta di Milano costituirà il lascito fondamentale di Expo Milano 2015, come ha evidenziato Roberto Arditi di Expo. La credibilità che hanno dato al nostro racconto i sindaci è stata fondamentale. Il giro per l'Italia promosso dall'ANCI è stato utilissimo, si è svolto nelle piazze, non aveva la forma di noiosi convegni, ma era invece pensato per essere un grande momento di popolo, e così è stato. Adesso siamo qui insieme a ragionare su un successo e a ragionare su come continuare a lavorare insieme dopo il 31 di ottobre. Accanto ai comuni anche le aziende municipalizzate dell'acqua, che quanto strumenti operativi dei comuni vogliono impegnarsi per tradurre in atti concreti le azioni della Carta di Milano. Noi siamo al fianco dei nostri comuni, che sono i nostri proprietari, i nostri soci. Nel momento in cui i comuni fanno una scelta, che è quella di sottoscrivere un impegno, le aziende pubbliche agiscono di conseguenza. Quindi essere al fianco oggi dei nostri soci, dei nostri comuni, per dire che l'impegno che i sindaci hanno assunto di attenzione all'ambiente attraverso la sottoscrizione della Carta di Milano è un'attenzione che facciamo anche nostra, ed è un lavoro che diventerà il frutto del percorso che le nostre aziende faremo. I comuni in questi anni si sono impegnati particolarmente sui temi dell'ambiente e della sostenibilità, come ricorda Mario Colombo, presidente del Dipartimento Ambiente di ANCI Lombardia. La Lombardia è grande, ha 10 milioni di abitanti, ha molte attività produttive, agricole, industriali, ma il tutto viene influenzato da quello che è un clima globale, quello che è un'economia globale, con tutto quello che ne consegue. Ma sul finire di Expo una domanda corre tra i padiglioni: quale sarà il futuro di questo spazio e della manifestazione? Se lavoriamo bene, facciamo grandi cose. Non chiacchiere, ma una realizzazione fisica di contenuto, di realizzazione, di partecipazione, di numeri, di condivisione, di esperienza, di edutainment, di tutto quello che dentro l'Expo che si è visto, che è apprezzato da tutto il mondo che qua è venuto e da tutte le delegazioni dei paesi. Questa è la riprova che l'Italia, quando ci si mette, può fare grandi cose. Noi ci siamo posti un interrogativo: tutto il resto, tutti gli arredi che qui sono presenti e che costituiscono in qualche modo anche la dotazione di servizi, a partire dai cestini portarifiuti, piuttosto che alle sedute, a quant'altro, che fine farà? Ecco, allora il tema del riuso diventa un tema importante, tra l'altro in perfetta linea con la Carta di Milano e diciamo con i principi fondativi di questa Expo. Noi come ANCI Lombardia ci candidiamo per fare in modo che tutte le attrezzature che verranno smantellate possano essere ricollocate nei nostri comuni.